A tutti voi una cordiale buona serata, ben ritrovati con Volley Time. Io passo subito a presentarvi gli ospiti di questa sera. Parto da Antonio Monesi, presidente della Benj Rovigo Volley e presidente della Bellelli Engineering, che è anche lo sponsor della Benj Rovigo Volley. Poi abbiamo con noi Elena Vidal, giocatrice, palleggiatrice della Benj con la maglia numero 7. Ciao Elena. E il nostro ormai affezionato Nicola Benini, allenatore della Benj. Allora, buonasera a tutti e tre, e io parto subito con una domanda che non farà molto piacere al presidente, però a Belluno la vittoria è sfumata, presidente, però solo al tie break contro una delle avversarie dirette per la lotta alla promozione. Che cosa è mancato per portare a casa la vittoria? È difficile, è una domanda difficile, però è mancata lucidità. Fatto un buon primo set, ci sono stati due set dove per tanti motivi è venuta a mancare lucidità in campo e i risultati poi si sono visti. Poi il tie break effettivamente è una, non dico una lotteria perché non è così, però comunque condizioni psicologiche, condizioni, si sa che è l'ultimo, quindi ogni palla è importante. Sul 9-9 abbiamo preso due palle sbagliate e lì abbiamo perso poi la partita. Ecco, invece Nicola, la vittoria appunto non è arrivata, avete comunque conquistato un punto che vi ha permesso di accorciare le distanze con la vetta della classifica, infatti se nel frattempo la vogliamo anche commentare, allora com'è andata, che cosa è successo? Come ha detto il Presidente, dopo un buon primo set, giocato anche se punto a punto, comunque abbastanza lucide, abbastanza concentrate su quello che ci avevamo detti, poi abbiamo abbassato la guardia, loro ci hanno preso le misure, noi abbiamo smesso di premere sull'acceleratore, a livello tattico abbiamo battuto in modo più facile, quindi abbiamo consentito loro di organizzare meglio il loro gioco e abbiamo perso due set, non dico senza giocare, ma riuscendo a capire poco di quello che stavano facendo gli avversari. Poi ci siamo ripresi nel quarto, abbiamo ridato un certo ordine al nostro gioco, abbiamo agguantato il tie break e, come diceva prima il Presidente, sul 9 pari noi abbiamo avuto una rotazione sfavorevole, loro si sono andati a prendere punti importanti e ci hanno mandato a casa con un solo punto. Nonostante il punto che forse può sembrare un buon punto, io la considero comunque un'occasione sprecata per quello che sono il nostro modo di intendere, la nostra filosofia di vivere a pallavolo, sì. È stata un'occasione persa perché comunque siamo andati a Belluno, che era un campo inviolato, abbiamo portato via il primo punto, ma potevamo portare via qualcosa di più e soprattutto alla luce dei due set non giocati. Ecco, e allora dopo il primo set che cosa è successo? Ma come ti dicevo, probabilmente abbiamo vinto il primo, ci siamo rilassati un attimo, rendendoci conto che pur non avendo giocato un bellissimo primo set, avendo commesso diverse imprecisioni o diversi errori banali, comunque siamo riusciti a portarlo a casa. Già il primo set comunque dal 24 a 20 per noi, siamo arrivati 24 pari, stavamo buttando via anche il primo, l'abbiamo ripreso, quindi forse lì è intervenuto qualche cosa che ci ha fatto rilassare un po', forse, ecco. Non so, e abbiamo smesso proprio di rimanere lucidi, di rimanere concentrati su quelli che erano i nostri obiettivi. Abbiamo battuto in modo facile e quando si batte in modo facile l'avversario può mettere in campo tutte le proprie qualità e lo ha fatto. Volevamo però con te vedere anche un attimo e commentare la classifica, chiedo alla regia di rimandarla un attimo in onda. Allora Nicola, ma domenica, come io ho detto commentando i risultati, domenica gli dei del volley ci hanno dato un'altra possibilità perché la prima in classifica ha perso e quindi ci siamo avvicinati di un punto, classifica cortissima per i primi posti. Come si era detto nelle settimane precedenti, non c'è nessuno che prevale sulle altre, finché noi continuiamo a sprecare occasioni come quella sprecata in questo weekend siamo ancora in classifica, ma non riusciamo a fare il gradino finale, a metterci là davanti e poi provare a rimanere. In questo momento
va bene così che la classifica sia corta, bene. Almeno gli errori di percorso sì. che stiamo facendo vengono un po' coperti, però di bonus ne stiamo già giocando troppi, prima o poi sì. la fortuna finisce uh-huh. e se non siamo là davanti diventa difficile andarla a prendere. Allora Elena, passo a te, ti presento, tu giochi nel ruolo di palleggiatrice, hai cominciato giovanissima con la pallavolo, oggi hai 22 anni, sei ancora giovanissima, vieni dall'Argentina e avevi anche già giocato da giocatrice proprio sì, nel sì, Belluno, sì. quindi la scorsa partita è stata una partita contro la tua ex squadra. E allora ti chiedo com'è stato tornarci ovviamente da avversaria sul campo? E sicuramente tornare a Belluno, sono stata là 2 anni, e comunque tornare a vedere sempre un ambiente familiare, la squadra, la società, insomma il palazzetto è sempre bello, e anche alcune delle mie compagne erano rimaste là ancora, quindi è stato bello rivederle, però sicuramente quando l'arbitro fischia bisogna giocare, certo. giocare di... E allora la domanda che ho rivolto già al presidente e all'allenatore, però la voglio rivolgere anche a te, all'interno della squadra dopo il primo set, che cosa è successo? Beh, il primo set siamo partite molto bene, molto determinate, anche se è vero che abbiamo commesso anche qualche errore in più, però per fortuna ce la siamo portate a casa. Per il secondo set siamo state un po', non so, abbiamo perso molta lucidità, anche un po' forse ci siamo distratti un po' troppo, anche come diceva Nicola, abbiamo lasciato un po', ci siamo rilassate sì, dopo il primo set. E niente, loro sicuramente hanno approfittato questo nostro momento debole e sono venuti fuori molto, molto più cattivi di quello che forse ci aspettavamo. Ecco, avevate forse sottovalutato un po' la squadra o ci sono state nuove scoperte dal punto di vista dei loro punti forti e punti deboli? No, ci aspettavamo comunque che la squadra, perché l'avevamo preparata, solo che comunque loro hanno fatto molto bene, noi logicamente siamo un po' distratte e non siamo riuscite a mettere in gioco quello che avevamo programmato, insomma preparato. Comunque il tifo non è mancato questa volta. No. C'era un bel palazzetto pieno. Sì, c'era molta gente, contenti. Comunque c'era molto tifo anche, si sentiva, bello. Nella squadra ti trovi bene, sì? Sì. Presidente, tutte le ragazze, almeno fino ad oggi, hanno detto che si trovano bene a giocare nella Benj, allora non soltanto dal punto di vista proprio del gioco, ma anche dell'organizzazione. Allora, che lavoro c'è dietro questa squadra di pallavolo? C'è un lavoro quotidiano dello staff, c'è un lavoro quotidiano che è volto a fare in modo che le ragazze pensino solo a che la loro preoccupazione sia allenarsi nel migliore dei modi e quindi essere assistite per avere a disposizione tutte le cose, gli strumenti, i servizi necessari per fare questo. Un lavoro quindi se vogliamo di fino, di dettaglio, perché ci sono appunto persone che hanno proprio questo scopo, è un'organizzazione, quindi non è una one man company, ma è proprio un'organizzazione vera che vuole metterle nelle condizioni di raggiungere il massimo dei risultati. È un'organizzazione che nasce e vuole andare avanti, come ho detto anche la volta scorsa, diciamo con una filosofia aziendale, quindi con una filosofia proprio compiti, funzioni, responsabilità, oneri e onori delle persone. Quindi la società chiede, pretende che le ragazze vadano in campo ed esprimano sempre più del 100% delle proprie capacità, chiede allo staff di fare altrettanto e si adopera perché siano messe nelle condizioni di poterlo fare. Ora, questo da un punto di vista, diciamo così, benevolo, da un punto di vista un pochino più maligno, in modo che non ci siano scuse di fronte a certe sconfitte sì. così un po' inaspettate. Ecco, le ragazze si trovano bene con l'organizzazione e lo sponsor e lei come presidente come si trova con questa squadra? Bene, dai, comunque è una squadra che è stata costruita per raggiungere importanti risultati.
è una squadra che io definisco Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché comunque il primo set, se vogliamo, è Dr. Jekyll, poi dopo secondo e terzo sono Mr. Hyde. Però al di là di questo, diciamo, se vogliamo vedere l'aspetto positivo, facciamo spettacolo. Ecco. E quindi comunque chi viene a vedere le partite si diverte e alla fine anche questo è importante per portare poi persone a vederci. Ovvio che poi noi come società, come sponsor, si vuole, si richiede, si pretende anche risultati. Certo, e allora proprio di questo parliamo, perché domani ci sarà la prima partita di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Altedo. Che risultato vi aspettate? So che la domanda non è carina posta così, però... Beh, abbiamo esperienza anche dell'anno scorso con Altedo, sono state partite difficili, però l'anno scorso insomma l'esperienza è stata positiva. Quello che si dice nello spogliatoio, che ci siamo detti in passato, è sempre quello: noi siamo partiti alla luce del risultato raggiunto lo scorso anno, alla luce dei rinforzi, almeno sulla carta, fatti quest'anno. Chiunque gioca contro di noi gioca al massimo, perché comunque acquisire il risultato con noi è qualcosa di importante. Ci sono squadre che non ambiscono per tanti motivi alla promozione, quindi per loro già battere Benge forse vale una stagione. Un orgoglio, insomma. Ammesso il raggiungimento della salvezza, vale comunque quasi come fosse un dico derby, ma anche non parlo solo del Baule, ma parlo proprio di squadre in generale nel girone. E noi questo dobbiamo esserne coscienti, qualche volta non lo siamo, ci manca un pochino quella cattiveria sportiva che dovremmo avere, e la partita che ci aspettiamo è una partita difficile. Siamo bravi a complicarci un po' la vita, però sappiamo anche, il messaggio che ci siamo detti in questi giorni è: dobbiamo andare a prendere 3 punti, perché come diceva l'allenatore Nicola prima, la fortuna prima o poi finisce e noi non possiamo permettercelo. E allora Nicola, l'Altedo è una formazione dai due volti, così è stata definita, qualificata come prima nel suo girone di Coppa, ma ferma a una sola vittoria nel campionato. Che squadra ti aspetti, e ovviamente come stai preparando le ragazze? Beh, della partita di Altedo parleremo questa sera, perché fino a... la settimana scorsa ci siamo concentrati su Belluno, e poi a me piace che la squadra lavori su se stessa prima che sull'avversario, perché abbiamo le qualità per potercelo concedere, diciamo così. Certo. La partita con Altedo è una partita difficile, perché loro stanno attraversando un momento negativo, non hanno niente da perdere perché sono già in difficoltà in campionato, e forse questo può essere una partita che moralmente li può risollevare, visto che tuttora sono in corsa in Coppa Italia e quindi la giocheranno alla morte. Poi, conoscendo 3-4 elementi che già c'erano l'anno scorso, sono tutte giocatrici che vendono a cara la pelle, che sono abituate a combattere. L'anno scorso Altedo di questi tempi era nella parte bassa della classifica e poi ha fatto un girone di ritorno impensabile e si è salvata con qualche giornata d'anticipo, quindi è una squadra che è capace di rinascere, di risollevarsi e di reagire. E quindi noi dobbiamo stare molto attenti, molto concentrati, perché, come ha detto il Presidente, siamo bravissimi in alcuni momenti, siamo altrettanto bravi a complicarci la vita quando sarebbe bene chiudere la partita e non pensarci più. Mi aspetto che comunque si sia fatto un po' di tesoro delle sconfitte che abbiamo cercato di digerire in questi giorni e che si riesca a ripartire subito decisi, perché adesso è il momento, non possiamo concederci distrazioni in questo momento. La Benge ha appena giocato, giocherà anche domani e anche domenica prossima, quindi 3 partite importanti. Si sta pensando a un turnover di giocatrici? No, non più di tanto, nel senso che comunque valutiamo un po' le condizioni delle giocatrici, vediamo come stanno fisicamente, sappiamo che abbiamo 3 impegni ravvicinati, quindi valuteremo un po' tutto. Poi l'obiettivo è vincere partita dopo partita, quindi sappiamo che dobbiamo gestire le forze, ma la priorità è portare a casa i 3 punti nel modo più netto possibile, perché
La Coppa ha una partita di ritorno, quindi il risultato con cui si finisce la prima partita è importante anche in chiave di ritorno. Della partita di ritorno, e poi arriva la prima in classifica, quindi abbiamo due o tre cose magari che vogliamo provare, vogliamo comunque inserire, vogliamo verificare, diciamo così, però la priorità rimane quella di vincere la partita. Poi se ci sarà turnover o meno, questo lo valuteremo in base agli allenamenti, in base un po' alle varie situazioni. Le ragazze comunque sono cariche, cioè la partita che è appena stata giocata non le ha demoralizzate, spero. Ma spero di no, ieri ho visto un buon allenamento, abbiamo qualche acciacco, quindi valutiamo un attimo assieme. Poi non è neanche giusto parlare di turnover, perché comunque è da agosto che ci diciamo che abbiamo 12 titolari, sabato sono scese in campo 11 giocatrici, quindi è sbagliato anche parlare di turnover. Vediamo come riusciamo ad approcciare la partita, vediamo l'allenamento di stasera e poi in base a quello... E allora Elena, com'è il clima nello spogliatoio? Beh, il clima sicuramente non è uno dei migliori, perché comunque una sconfitta è sempre una sconfitta e ti porta un po' d'amarezza, però subito già anche da ieri ci siamo allenate molto bene e poi si vede che comunque c'è ancora grinta e non ci ha fatto insomma così tanto male per fortuna. Ecco, tu hai cominciato, come ho detto prima, hai cominciato a giocare a pallavolo da giovanissima, ami la pallavolo e si vede anche in campo. Che messaggio vogliamo mandare alle ragazze e ragazzine che oggi cominciano a giocare a pallavolo? Sicuramente di seguire quello che gli piace, perché anch'io da piccolino ho iniziato, mi piaceva e amavo comunque questo sport, e che seguendolo mi ha portato anche tante soddisfazioni, mi ha dato anche tante esperienze belle da vivere, che sicuramente se non l'avrei seguito non l'avrei vissuto mai, quindi di seguire sicuramente il loro sogno, la loro passione. E ovviamente lo sport è anche sacrificio. Sì. E impegno. Sì, molto, molto sacrificio. Tu vieni da un campionato di Coppa Italia che ha visto la squadra vincere col Cerea. Hai scelto di accettare una nuova sfida venendo a giocare a Rovigo, quindi come ti trovi a Rovigo, cosa ti aspetti dalla squadra e ovviamente se le partite giocate fino ad ora hai già potuto crearti un tuo bilancio personale? Beh, alla società mi trovo bene, infatti ho deciso quasi subito insomma, di venire qua per l'ambiente che c'è, le ragazze alcune li conoscevo perché abbiamo giocato anche l'anno scorso contro, quindi no, mi sono fatta subito una idea buona della società, delle ragazze, e comunque insomma, vedo che sta andando bene, dopo vabbè, le sconfitte ci stanno, certo. Però è normale. Siete unite, siete una bella squadra. Sì, beh, per quello sì, siamo una squadra unita, abbiamo avuto un po' di... E allora, personalmente, quali sono i tuoi obiettivi per la stagione? Beh, per la stagione sicuramente adesso spero che la squadra abbia una reazione dopo la sconfitta e niente, vincere come l'anno scorso. Vincere? Beh, ovviamente il tuo è un commento positivo. E vuoi commentare anche la classifica? Ti va? Sì, se la vediamo. Magari te la faccio anche rimettere un attimo in onda, così la puoi guardare. Sì, beh, comunque la classifica è sempre molto corta, per fortuna anche le squadre di sopra hanno perso. Noi per fortuna abbiamo almeno guadagnato un punto, e quindi siamo sempre a tre punti, quindi adesso troviamo anche il Martignacco, quindi sarà una bella sfida. E allora in bocca al lupo. Crepi. Torniamo invece un attimo con l'allenatore, perché abbiamo commentato la partita di Coppa di domani, ma non abbiamo commentato quella di domenica col Martignacco. Allora Nicola, che come cosa... Come dico sempre, la partita ecco. Dura, perché... No, beh, ce lo siamo detti fin dall'inizio, sono tutte partite dure, sono tutte... Per chi vuole ambizione, come diciamo di avere noi, se vogliamo dimostrare di avere questa ambizione dobbiamo prendere tutte come delle finali. Quindi è una partita che vale doppio, come doveva essere questa di Belluno, come è stata a Villorba due settimane fa. È una partita che
deve dire se stiamo uscendo dal nostro periodo un po' di crisi, se abbiamo già messo alle spalle la partita di Belluno. Loro vengono da una sconfitta, quindi non ci regaleranno niente, ma questo lo sappiamo. Abbiamo le carte in regola per vincere, giochiamo al nostro palazzetto, quindi con il nostro pubblico, con un sostegno in più. Anche se, come diceva Elena prima, a Belluno i nostri tifosi sono fatti sentire parecchio, nel palazzetto nostro è un altro ambiente. E andiamo per giocarcela e per portare a casa il massimo dei punti. Poi allora, staremo a vedere, sì, cosa ci concede l'avversario. Ovviamente Nicola, ma anche Elena, punti deboli del Martignacco su cui state già lavorando? Non sono preparati allora. No. Sono preparati? No. È una bella squadra, hanno un organico molto compatto e un modo di giocare molto compatto. Sono una squadra, si vedono in campo, sì, molto ben organizzati, e poi hanno comunque, come tutte le squadre, punti deboli e noi cercheremo di li avete pungere, individuati, comunque su quelli state, sì, lavorando. Ci stiamo lavorando, ci però non lo diciamo. No, ovviamente, sennò diventano poi i loro punti forti. No, ma anche allora perché poi fondamentalmente adesso sono concentrati sulla partita di Altiero. Sì, certo, poi, è ovvio. Da domani, dopo la partita, cominceremo a ragionare a pensare a un'altra cosa. Certo. Allora, Presidente, prima della gara di B2, sempre domenica al Palazzetto, giocherà la Benj Arquà, squadra giovanile che disputa il campionato Under 14. Da cosa nasce la scelta di farli giocare prima della B2? Nasce, o meglio, si inserisce nel progetto che abbiamo elaborato già lo scorso anno e che stiamo portando avanti a gran forza quest'anno. Quello di diffondere, di organizzare il maggior numero possibile dei giovanili in città e attorno alla città e quello quindi di consentire alle giovanili anche di giocare, di sentirsi importanti giocando nel punto, diciamo così, principe della città, cioè il palazzetto dello sport, di avvicinare le giovanili alla prima squadra. È bello, come è avvenuto la scorsa partita, vedere che poi le giovanili, o meglio le ragazzine, vanno vicino alle atlete della prima squadra, chiedono l'autografo, chiedono di fare la foto. Comunque è una gratificazione che si vuole dare alle giovanili, fornendo un esempio anche con le atlete. E poi speriamo che si trattengano a vedere la partita, perché così, diciamo, costituiscono anche pubblico, imparano, fanno il tifo, speriamo che si trattengano rumorose. Tutto è volto a creare quindi un contesto, un'atmosfera, certo, un ambiente che rappresenti la valorizzazione dello sport nella sua, diciamo, espressione letterale del termine. Un grande rilievo in questo momento sia per la squadra di B2 che per le giovanili sta avendo anche il vostro sito internet, che io ricordo è benjerovigo.it, che è un sito costantemente aggiornato e quindi anche abbastanza piacevole vedere questa interfaccia, no, tra la squadra e il suo pubblico. Beh, il sito è una componente fondamentale del, chiamiamolo, marketing del progetto e della squadra. C'è cioè una persona dedicata a mantenerlo continuamente aggiornato. Sin dall'inizio, ovviamente è difficile quando parti da zero, l'anno scorso l'abbiamo aggiornato, quest'anno lo aggiorniamo in maniera molto più frequente, praticamente quotidianamente ci sono aggiornamenti o news. Durante le partite sul sito si può assistere anche agli aggiornamenti in tempo reale. È un sito che nasce, o meglio, si ispira in maniera irrispettosa a tanti siti americani di squadre appunto americane che insegnano un pochino tante cose sul marketing, e quindi anche noi vogliamo fare la nostra parte. È un sito che vuole mettere in risalto quindi la prima squadra, vuole mettere in risalto il progetto, vuole dare spazio alle giovanili e, perché no, non da ultimo, anche gli sponsor. Bene. E allora io vi ricordo che sempre sul sito è possibile rivedere le puntate di Volley Time, che gentilmente vengono appunto messe online dallo staff che lavora dietro al sito internet. Io vi ricordo che le partite in casa della Benj possono essere seguite anche sul canale Veneto Oggi, ovviamente in replica il martedì. Noi infatti martedì prossimo vi proporremo la partita di domenica, mentre la partita di Coppa, di quella vedrete soltanto un riassunto e lo commenteremo nella
prossima puntata di Volley Time. Io per questa sera saluto i miei ospiti, grazie Presidente, grazie Elena, grazie Nicola. Vi do appuntamento al prossimo mercoledì, sempre alle 21, sempre su Veneto Oggi con Volley Time. Grazie di averci seguito, arrivederci.